Artisti, imprenditori, professionisti, scienziati, nullatenenti e diseredati. Storie di uomini e donne protagonisti nel teatro della vita. Spazio scenico tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 su Aracne TV. Eccoci ospiti di Vivere e Raccontare, il nuovo programma di Aracne TV ideato da Augusto Zucchi e Gioacchino Onorati. Ma questa è una nuova puntata di Spazio Scenico ed apriamo il sipario di oggi sulla protagonista. È con noi Lucia Reale. Lucia Reale è una biologa laureata in biologia, indirizzo biochimico col massimo dei voti, ha conseguito il dottorato in igiene e sanità pubblica a Tor Vergata, studiando tra l'altro la contaminazione di campioni vegetali da metalli pesanti. Dopo diversi anni da ricercatrice è stata assunta al laboratorio d'analisi del Policlinico Universitario Campus Biomedico. I suoi interessi l'hanno portata ad occuparsi di problemi attinenti alla nutrizione, una tematica che la condurrà a scrivere, assieme alla dottoressa Maria Bidoli, una raccolta di ricette per cucinare il cibo in modo gustoso e salutare assieme. Il libro Le ricette della nostra tradizione, edito da Aracne Editrice, raccoglie infatti 102 ricette della tradizione culinaria italiana. Ma chi è davvero Lucia Reale sarà lei stessa a raccontarsi qui a Spazio Scenico. Benvenuta, benvenuta Buonasera. Dottoressa. Buonasera. E grazie per essere qui. Iniziamo subito da una domanda che mi ha incuriosito, perché mi sono chiesto come mai una biologa laureata in biologia con indirizzo biochimico, con un dottorato in igiene e sanità pubblica, abbia scritto un libro di ricette di cucina. Ma è avvenuto un pochino in modo casuale, proprio dalla conoscenza della mia amica Maria Bidoli. Ho assaporato delle ricette e mi è venuta curiosità di conoscerne, vederne altre, e la curiosità di capire come venivano realizzate. Inoltre volevo un pochino mettere a frutto le mie competenze nello scrivere testi, e anche ho trovato finalmente un luogo dove il libro di cucina era adatto per inserire dei consigli su come nutrirsi bene. Infatti c'è un'introduzione nel libro che parla di come ci si può nutrire bene, e questo è sempre più importante perché abbiamo tante inquinamento, stress che ci possono far ammalare se non ci gestiamo bene. Ma c'è una ricetta che le è più cara delle altre, un piatto che lei ama cucinare particolarmente? No, veramente no, continuo ad essere molto curiosa sia delle ricette preparate nelle famiglie, ma anche quelle che cucinate da grandi chef. Senta, c'è una cosa che colpisce. Questo è un periodo in cui si parla sempre di più di cucina, programmi di cucina, cuochi che sono star, e si insegue sempre di più uno stile di cucinare, un modo di cucinare sempre più ricercato, alla ricerca sempre di qualcosa di differente, di particolare. Quello che colpisce è che lei si sia incentrata sulle ricette della tradizione sterminata, tradizione italiana, culinaria italiana. Sì, appunto è venuto in modo un po' casuale. Poi in effetti ho ricordato ricette della mia infanzia, non so, i passatelli, il castagnaccio. Le cose che facevano le nonne. Sì, la milanesa di stracciatella. E alla fine è venuto l'esigenza di raccoglierle per vedere come venivano realizzati i vari trucchetti, e anche il modo appunto per annotare come ci si può nutrire bene, perché molte persone non sanno che potrebbero migliorare il loro stesso stato di salute anche solo tramite l'alimentazione, una buona alimentazione. Visto che questo è un libro scritto a quattro mani, che rapporto c'è? Qual è il rapporto che la lega alla coautrice Maria Bidoli? Maria Bidoli è lei la grande cuoca. Lei ha
tratto queste tre ricette sia dalla tradizione di famiglia, imparate da sua madre, è molto brava a preparare anche, come si faceva una volta, liquori, conserve, marmellate, ma poi le ha annutate anche con quelle realizzate per gli amici. Senta, ma ci può spiegare il segreto, il vero segreto, se c'è, per riuscire a creare una cucina che sia gustosa e sana? Perché siamo abituati molto spesso a vedere dei piatti che sono buonissimi, però magari c'è un quintale d'olio dentro. Qual è il segreto? Allora, secondo innanzitutto, lei? Prima di tutto, non è bene mai saltare i pasti o mangiare troppo poco. Questo crea un disequilibrio nel pasto successivo. Poi può essere utile dare una scadenza temporale ai cibi, per esempio può essere tranquillizzante sapere che il dolce lo possiamo mangiare la mattina, che una buona pizza, un buon piatto di pasta è meglio mangiarlo la sera, che concilia il sonno. Meglio la sera che il pranzo? Sì, meglio, perché consente di dormire meglio, dà un senso di sazietà che prolunga il sonno. Oppure può essere tranquillizzante sapere di avere un regime alimentare corretto, per cui anche se ogni tanto uno fa un'eccezione, un pasto abbondante, poi è un'eccezione che non incide tanto sulla propria salute. Senta, dei cibi aziendali, dei fast food, delle mense, che oggi sono utilizzatissime, è diciamo la nuova tipologia del pranzare italiano. Lei che cosa ne pensa? Lei che è una biologa, allora, un'esperta. Stabilito un proprio regime alimentare, quindi per esempio nel nostro libro proponiamo un regime che ha per esempio le proteine a pranzo. Stabilito questo, io penso che non è tanto importante se si mangia in un fast food, in una mensa, perché a questo punto il pranzo è un'occasione di convivio, di conversazione, di incontro, quindi stabilito che si mangiano le proteine e un contorno, a quel punto è meglio approfittare del momento di scambio di idee, di sfogo delle tensioni. Certo, all'inizio può essere difficile, però è uno sforzo da fare, perché anche se è difficile trovare un gruppo affiatato, però anche con le persone più occasionali conviene, perché poi si compensa lo sforzo fatto trovando degli amici, dei colleghi o anche solo dei collaboratori con cui avere dei discorsi da riprendere. Quindi a questo punto stabilito che si mangia comunque sano, cioè proteine nel caso del regime alimentare che promuoviamo nel nostro libro, il resto ha un valore di convivio. Ma a chi consiglierebbe il suo libro? Questo libro va bene per chiunque, certamente per chi segue una dieta per punti, solo che a questo punto bisogna fare attenzione a calcolare le calorie che sono scritte nel libro per ogni ricetta, però ogni volta che seguiamo una ricetta dobbiamo calcolare di nuovo, e questo perché basta cambiare un ingrediente, cambia il lavoro e il valore delle calorie. E poi va molto bene per chi vuole fare un regalo a degli amici di altre nazionalità, perché c'è la traduzione in inglese, e va bene per chi cerca un modo per nutrirsi in modo sano, perché lì sono proposte le linee guida del Lean-Ran, che sono 10, e poi alcuni consigli imparati dall'esperienza, più è proposto nell'introduzione del libro un regime alimentare corretto. Lei lavora nel laboratorio di analisi del Policlinico Universitario del Campus Biomedico. A chi si trovasse in dubbio su un tipo di acqua o di cibo che consuma quotidianamente, magari avesse dei dubbi appunto sulle conseguenze che l'ingestione di determinate sostanze e componenti possa provocare, qual è l'esame che consiglierebbe? Allora, innanzitutto c'è da dire che ormai gli alimenti sono sempre controllati, esiste tutta la filiera di produzione che viene seguita. Comunque sia, nelle mense, negli esercizi, nei cibi che acquistiamo, quello che è importante è controllare quello che ormai è obbligatorio per legge, che venga eseguita la HACCP o Hazard Analysis Critical Control Points, che è una metodologia che consente di identificare dove ci sono i punti critici, dove potrebbe esserci una contaminazione o altro. È obbligatorio per legge e ogni esercizio deve dimostrare che la certificazione HACCP, che questa procedura di controllo, è stata eseguita.
Senta, una curiosità che credo non sia soltanto mia. Oggi parliamo molto spesso del veganesimo. Il vegano è visto un po' come una persona, per alcuni un po' strana, per altri addirittura il componente di una setta, se vogliamo proprio scherzarci su. Ma c'è un motivo per cui, secondo lei, il fatto di non mangiare nessuna componente animale è indicato, è da indicare in una dieta sana? Allora, ci sono delle regole per mangiare in modo sano e una delle regole principali è elaborare un proprio regime alimentare adeguato per se stessi. Di conseguenza, chi vuole essere molto snello deve mangiare sano, mangiare in modo moderato, in modo misurato. E poi la seconda regola è mangiare in modo bilanciato di tutti i nutrienti. Anche chi è vegano deve rifornirsi altre fonti di proteine. E un'altra, forse l'ultima, queste tre regole potrebbe essere quelle principali, poi ci sono tanti altri consigli, mangiare tanta frutta e verdura. Ma lei sconsiglierebbe la carne? Allora, quello che io volevo dire è che l'essere vegano non è naturale, questi animali morirebbero lo stesso e sono invece una fonte di un nutrimento di elevata qualità. D'altra parte, chi vuole in condizioni normali rinunciare a una buona bistecca o un buon antipasto di prosciutto? Ma se noi rinunciassimo a questo tipo di alimentazione, non ci sarebbe un rischio proprio per la nostra interazione? Perché anche se non ci nutriamo di tutti gli animali proprio per rispetto del creato, proprio perché sono animali che hanno una componente quasi umana, ne fa un come discorso cani, etico, gatti, ma sono ormai parte della famiglia, molte c'è chi famiglie li mangia poi peraltro. E in Cina sì, però in realtà non ci possiamo nutrire di questi animali perché sono quasi componenti della famiglia. D'altra parte questi animali sono materia vivente, non hanno l'anima e quindi insomma, questo lo dice lei, perché poi se un vegano magari la pensa in maniera sì, differente, ma al di là di questo che è una componente etica, io credo che poi la nutrizione sia molto più fortemente connotata in senso scientifico. E visto che di nutrizione si parla sempre di più oggi e alla nutrizione si appassionano sempre più cittadini, secondo lei tutta questa attenzione è dovuta alla voglia di star bene, avere uno stile di vita sano, alla voglia di essere sempre giovani o più a quella puramente legata alla vanità di essere comunque belli, tonici, in forma, come vediamo ai protagonisti dei media di oggi, per esempio? Allora, il cibo è molto importante per stare bene ed è questo il motivo per cui molte persone sono interessate alle problematiche legate alla nutrizione. Dall'altro è uno strumento con cui operare per migliorare l'umore, per migliorare qualcosa anche del nostro aspetto. E in effetti siamo tutti contenti quando ci invitano a cena, è difficile non essere rallegrati. E sapere anche come fare a avere un comportamento alimentare che ci fa star bene è un altro elemento di soddisfazione. Il cibo è un grande piacere ed è anche un buon pasto, è salubre, gradevole, anche pulito, potremmo dire. Se non ci fosse l'unico problema di non dover mangiare troppo, di dover mangiare cibi questo, sani. Queste sono le parole che vorremmo sentire sempre, guardi, questa mi conforta perché io per esempio sono uno di quelli a cui delle volte sarebbe stata consigliata la museruola per restare in tema. Beh, appunto, perché quindi siccome ci sono, a parte il dover mangiare sano, il dover non mangiare troppo, non ci sono altre implicazioni. E fare riferimento a una cosa così sana protegge da tante altre delusioni che possono dare altri piaceri che non sono così sani e salubri. Prima di diventare una biologa, di seguire il percorso che poi l'ha condotta anche a scrivere questo libro così interessante, che tipo di ragazza era? Guardi, io sono stata sempre una persona molto timida, un po' fragile, forse è come se ci fosse stato sempre qualcosa che mi stancava profondamente, però ho trovato un grande sostegno nella preghiera, io sono cattolica praticante e per me è una forma di ricarica a batteria. E le idee migliori, le cose principali che ho realizzato provengono da questa fonte di ispirazione. Se non avesse intrapreso la strada che poi ha percorso,
che cosa avrebbe voluto allora diventare? Se non ci fosse stato nessun condizionamento sulla la possibilità o meno di trovare lavoro, che come tutti i giovani era per me la preoccupazione principale, probabilmente sarei approdata a quello che ho fatto anche adesso, cioè scrivere libri. Probabilmente mi sarebbe molto piaciuto essere una scrittrice. Un pochino mi ci sono avvicinata. Certo, adesso per scrivere bisogna anche avere tante idee. Questa prima fonte di idee, che è la cucina e le tradizioni, forse è un buon punto di partenza. Il nostro augurio è quello che lei possa continuare a scrivere e magari, perché no, inventare una storia che abbia le componenti dell'igiene, della sanità e del cibo, che certo, è sempre più attuale. Ringraziamo Lucia Reale, grazie per essere stata con noi. Anche per oggi è tutto, Spazio Scenico torna puntualmente con nuovi personaggi e nuove storie, come sempre su Aracne TV.